Il Circle of Security Parenting è un programma di intervento per i genitori della durata di 8 incontri. È stato ideato da Cooper, Hoffman e Powell ed è diffuso in tutto il mondo perché si basa su solide fondamenta scientifiche, appoggiandosi su ben 40 anni di studi sulla relazione genitori-bambino. A volte i genitori si sentono persi e senza indizi su cosa i propri bambini avrebbero bisogno da loro. Infatti, i piccoli nascono senza il manuale di istruzioni, purtroppo. E il Circolo della Sicurezza risponde proprio a questa mancanza. Offre una mappa per comprendere i comportamenti dei bambini e i bisogni emotivi sottostanti. Mentre li aiutate a imparare a gestire le emozioni difficili, li aiutate anche a costruire maggiore autostima e autonomia. Quando tutti i bisogni sul circolo vengono sufficientemente visti, i bambini sono più tranquilli e sereni e quindi anche più facili da gestire. Il percorso si può intraprendere in setting individuale, di coppia o in piccolo gruppo. È rivolto alle mamme e ai papà che si trovano alle prese con comportamenti difficili dei loro bambini, oppure che si trovano a gestire delle situazioni relazionali che non sanno come affrontare. Molto spesso, infatti, capricci, insistenti richieste di attenzione, ma anche difficoltà di separazione, segnalano che i bambini hanno bisogno di qualcosa dai loro adulti di riferimento. Il circolo aiuta proprio a mettere a fuoco di cosa si tratta e offre gli strumenti per capire come gestire queste situazioni. Facciamo un piccolo esempio. Sei ai giardini e per l'ennesima volta eccoci qua. Tuo figlio vuole il gelato, ma è quasi l'ora di cena, quindi tu dici di no. Lui si mette a piangere, a strillare, a battere i piedi. È possibile che dentro di te emergano rabbia, oppure senso di inadeguatezza, senso di impotenza. Alle prese con queste emozioni difficili è facile che la tua reazione sia automatica. O fai uno sfuriata, oppure compri a tuo figlio tutto ciò che vuole per evitare altre scenate. Ecco, grazie al circolo impariamo a rispondere in modo più consapevole a queste situazioni, tenendo a mente quali sono i bisogni dei bambini. Innanzitutto ci alleniamo a prendere un attimo di pausa e dopo esserci calmati, impariamo a riflettere su qual è il bisogno reale del bambino, momento per momento. Così sarà molto più semplice risolvere le situazioni difficili e il tuo bambino interiorizzerà la sicurezza data dall'avere un genitore più grande, più forte, più saggio e affettuoso. Durante il percorso vediamo insieme molti video di interazione genitore-bambino. L'obiettivo però non è quello di copiare dei genitori modello o di apprendere determinati comportamenti, bensì quello di familiarizzare con i segnali che ci mandano i bambini sui loro bisogni emotivi, per imparare a leggerli e a soddisfarli. In parallelo creiamo uno spazio dove riflettere su ciò che ci rende difficile o ci impedisce di riconoscere o gestire alcune emozioni, prendendo così consapevolezza delle proprie risorse e difficoltà. Grazie all'utilizzo di metafore, video e grafici esplicativi, questi apprendimenti sono semplici e immediati e diventano un modo per fare chiarezza anche nei momenti di maggiore caos quotidiano con i bambini.